Agli inizi del Rinascimento, gli abitanti del luogo hanno probabilmente volgarizzato il nome Caiano in caggiano. Tuttavia, in documenti del X secolo scritti in latino e greco, il luogo viene già ricordato con i nomi di Caghianon e Cauchichianon. Probabilmente l'attuale paese ebbe un proprio nome che i barbari tramandarono alterato e i bizantini grecizzarono chiamandolo attraverso varie trasformazioni Cauchighiano, Caughiano, Cacanio, Caciano. Il paese è diviso in due sezioni, la Caggiano romano medievale, chiusa ancora fra le mura ben salde, e la Caggiano moderna. Di straordinaria bellezza è il centro storico, uno dei più suggestivi d'Italia. Tra i beni architettonici vale la pena visitare il castello medievale e le mura di cinta che risalgono al IX o X secolo, poste a difesa dell'abitato. Il castello oggi è di proprietà privata, gli spazi interni purtroppo non sono visitabili dai turisti. La chiesa madre del Santissimo Salvatore, con l'importante Pergamo di Fortunato Cafaro, per la cui realizzazione fu premiato nel 1921. Le chiese di Santa Caterina Vergine e Martire, di Santa Maria dei Greci, che gli storici ritengono sia stata la prima chiesa eretta nel paese, di Sant'Antonio, situata presso l'ex monastero dei Padri Riformati, posta in posizione esterna rispetto al borgo medievale. Consta di due navate. Le tele sono del Peccheneda e del Guarini. La chiesa di Santa Sofia, greco-bizantina, posta su uno sprone di roccia all'ingresso del paese. La cappella di San Luca Evangelista, situata nel centro storico della città ed eretta a suo tempo da una confraternita. Il convento dei Padri Riformati, costruito nel 1634, che fu sede alla fine del secolo scorso di un importante osservatorio meteorologico e ora sede dell'archivio storico comunale, della biblioteca e dell'antiquarium che ospita alcune mostre permanenti, allestito in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica di Salerno. Degne di menzione le cappelle di San Gennaro e di Santa Veneranda. L'abitato di Caggiano sorge sul sistema montuoso collinare di Monte San Giacomo, Monte Capolaserra. Dalla sua vetta si scorgono le bellissime vedute del Golfo di Salerno e della costiera amalfitana. Monte San Giacomo, Monte Capolaserra è delimitato da strapiombi e rocce ancora oggi purtroppo inaccessibili all'uomo. La parte nord-nord-est del comune presenta un habitat naturale incontaminato. Lungo il tragitto, l'escursionista ha la possibilità di vedere percorsi millenari circondati da verde incontaminato o andare alla ricerca delle grotte preistoriche del Zachito. Non lontano vi sono i resti del monastero dei Templari, sito in località Sant'Agata. In località Fossi si trovano i resti della villa di Gabriele Altilio, accademico pontiniano, vescovo e poeta latino vissuto nel 400. Sono presenti ammirabili imponenti morfosculture create dalla natura che emergono come grandi pilastri di roccia calcarea. Sulle pareti subverticali dei canyon sono visibili innumerevoli forme carsiche, testimoniate dalla presenza di frequenti condotti carsici.